Bene, siamo qui oggi per fare l'unboxing di questo bellissimo prodotto che mi è appena arrivato, che è la Cage Black Mamba per Canon EOS R7. Ora, per chi non lo sapesse, io sono Cesare, mi occupo di fotografia e videomaking e ogni tanto capitano degli unboxing su questo canale, per cui se contenuti di questo tipo possono riscontrare il tuo interesse, io ti consiglio innanzitutto di iscriverti al canale, attiva anche la campanella per non perdere le notifiche, lascia un like a questo video perché andrò a mostrarti che cosa c'è in questo pacchetto e quali sono le motivazioni che possono spingere a un acquisto di questo tipo. Andiamo a incominciare. La prima cosa che vi segnalo è che, come spesso succede, questa confezione ha un involucro, diverse imprecazioni dopo, i nostri eroi sono riusciti ad aprire il pacchetto. Io non lo so quale sia il criterio con cui fanno questi imballi, sembra veramente che abbiano paura dei taccheggiatori che si portano via i prodotti dagli scaffali. Molto bene, siamo finalmente riusciti ad avere la scatola in mano. A questo punto andiamo ad aprirla e anche qui potrebbe non essere facile, è una scatola che si sfila. A questo punto andiamo, io suppongo, ad aprire queste balze. È proprio così, e qui dentro abbiamo un gomma piumino nero sagomato con dentro delle cose anche, quindi da non perdere, dopo torno e andiamo a tirare fuori il pezzo forte che è questo qui. Ora devo dire che qui ci sono dei residui, suppongo, di imballaggio e non di lavorazione, ciò non di meno dei residui. Ok, il prodotto è questo, spero che riusciate a vederlo bene. Si presenta molto bene, devo dire. Finitura semilucida, alluminio. Qui, spero che riusciate a vederla, c'è la chiavetta magnetica, brevetto credo proprio di Small Rig, rimane attaccata qui, e questa qui è la multiuso che serve per avvitare tutte le sue molteplici vitine. Qui abbiamo la vite principale che servirà ad attaccarla alla nostra fotocamera. Vado a vedere se c'è dell'altro, ma mi sembra di no, nella scatola non c'è più niente. Torno però a esaminare questo, il pezzo centrale, perché qui dentro c'è una bustina con dentro delle cose. Sì, infatti, e questi sono i fermagli che servono per andare a fissare, sono degli agganci qui che vanno dentro ai passanti per la tracolla e vanno a fissare ulteriormente la nostra camera. Ora noi ovviamente abbiamo qui una Canon EOS R7 e andiamo per l'appunto a montarla, per cui io vado a inserire il barilotto della lente. Ok, questo va a combaciare perfettamente. Io suppongo a questo punto che se vado ad avvitare la vite con la mia chiave universale, suppongo che vada dentro da sola, perché questo si posiziona meravigliosamente da solo. Infatti io vado a stringerla appena perché è già perfettamente posizionato. Come potete vedere, anche con il cage montato, io mantengo il pieno accesso al vano della batteria, quindi posso sempre mettere e togliere la mia batteria, posso sempre avere accesso al vano della memory card, quindi da questo punto di vista progettazione eccellente. Posso sempre aprire il mio monitor, non mi cambia assolutamente niente, ho sempre accesso a tutti i bottoni, quindi non mi dà nessunissimo fastidio da quel punto di vista. Ho accesso ovviamente anche alla cavetteria, quindi posso andare a inserire il mio cavo cuffia, che è quello che uso per registrare i contenuti per esempio, quindi andrò ancora ad attaccare il mio microfono qui. Vado a questo punto a montare questi pezzettini in più, che sono appunto i passanti per la tracolla, che io non uso, però si vanno a fissare e vanno a rendere ancora più stabile la nostra. Allora, hanno un verso, quindi ce n'è uno che va solo a destra e uno che va solo a sinistra. Non possiamo sbagliare, perché se mettiamo quello sbagliato non entra, per cui li inseriamo e poi con la nostra chiave universale andiamo ad ancorarlo. Ecco, e lui si fissa e non si muove più e va dentro proprio nell'attacco precedente della tracolla, quindi si innesta sull'attacco della tracolla già esistente. Quindi devo dire, una bella invenzioncina questa di Small Rig. Io prima utilizzavo la versione per Canon EOS R, che è diverso, non è un Black Mamba, non ha questa configurazione, ha un'altra forma proprio. Ok, il mio consiglio ovviamente è di usare estrema cautela quando andiamo ad avvitare, perché se non centriamo bene possiamo andare a stortare l'aggancio originale della tracolla. Una volta che abbiamo finito, ovviamente, noi possiamo andare qui nel suo passante, quindi
calamitata, quindi vedete che non cade, io la schiaccio dentro e questa rimane qui. Ora, voi direte, ma come mai una trappola del genere? Quali sono i vantaggi? Beh, i vantaggi sono molteplici. Innanzitutto, vi assicuro che per quanto mi riguarda, il grip ne risulta migliorato da una cosa del genere, perché ingrandisce il grip, quindi per me è più comodo, rimane più stabile. In questo momento io non ho montato niente perché non ho ancora pensato a tutti gli accessori, però qui c'è quella che viene definita una cold shoe, ovvero una slitta dove non è un attacco caldo, quindi non è un attacco che si connette alla fotografia. Camera in qualche modo, è un attacco che semplicemente può reggere qualcosa. L'utilizzo più immediato ovviamente è quello di un monitor, ma io credo che la utilizzerò più spesso per agganciare una lucetta, un quarzino che attaccherò qui e che illuminerà davanti alla videocamera. Voi direte, ma perché con tutta la luce che ha in quello studio? Perché quando io faccio questo, vedete, io faccio un movimento come questo e per mostrarvi qualcosa e questa camera rimane al buio. Invece nel momento in cui io metto una lucetta qui sopra, quando avvicinerò la mano alla fotocamera o videocamera, la mia mano verrà illuminata da quella lucetta, lucetta che non arriverà fino qui a me, ma illuminerà solamente il mio gesto di porgere qualcosa verso la videocamera. Questo è solo uno dei molteplici utilizzi che mi vengono in mente per un aggeggio di questo tipo. Sul frontale abbiamo delle viti ulteriori su cui posso montare un microfono o su cui posso montare una qualsiasi altra cosa, e il vero motivo per cui utilizzo un aggeggio di questo tipo è la parte sotto, perché qui spero che riusciate a vedere, qui c'è una rotaia che fondamentalmente è una piastra di aggancio rapido, quindi io tenendo montato questo rig posso agganciare e sganciare con estrema rapidità la mia fotocamera o videocamera da uno dei tanti supporti che utilizzo, senza dover stare continuamente a montare pezzi, viti, cose del genere. Questo è già montato, lo tengo così e posso innestarlo a vite, lo chiudo ed è molto molto comodo per questo motivo. Quindi questo è il vero motivo di questo acquisto. Oltre al fatto, devo dire che Small Rig, secondo me, sta buttando fuori dei prodottini molto molto carini che mi piacciono veramente tanto. Era da tempo che volevo il cage per Canon EOS R7, adesso finalmente ce l'ho. Devo dire, l'installazione, avete visto, è estremamente facile, si va su immediatamente proprio a incastro, è impossibile sbagliare o quasi. Il prodotto, devo anche dire, è piuttosto bellino, è carina questa cage e vi ripeto, secondo me migliora parecchio il grip. Oltretutto si può montare un manico qui sopra, quindi per fare delle riprese basse si può montare una maniglia con cui si possono andare a fare delle riprese che adesso non potrei fare. Insomma, ti migliora la vita in tante cose. È possibile attaccargli anche la tracolla, quindi è possibile tenerla a tracolla, va a pesare un pochino di più, ma ha un peso assolutamente irrisorio. E che dire, è un bel prodottino, non vedo l'ora di metterlo in azione, vi farò sapere come mi trovo, tanto siccome non resisto lo voglio assolutamente inaugurare subito, e allora vado a prendere questa lucetta che vi ho già fatto vedere, credo, in un video precedente. Ma sì, che ve l'ho fatta vedere. Questa qui è la Loom Cube che ho vinto a un contest. Ecco, vedete che io posso agganciarla qui sopra. Vado a stringere il suo dadino e vedete, perfettamente agganciata, questa sta qui, la posso orientare e quindi questa mi diventa una lucetta che segue la mia fotocamera o videocamera. È molto molto comoda perché io a questo punto posso orientarla in questo modo e quindi quando avvicinerò qualcosa alla camera, questa illuminerà il mio gesto e voi non vedrete una roba scura lì davanti, ma vedrete una roba illuminata. Quindi questo è il vero motivo dell'acquisto. Indubbiamente di vantaggi ne dà tanti. Prima fra tutti la stabilità, seconda cosa devo dire è più bella da tenere, è una cosa pazzesca, perché per quanto l'ergonomia di Canon EOS R7 sia buona, devo dire che questo a parer mio migliora l'esperienza, cioè è più grossa, mi piace di più, non c'è niente da fare. Essendo più grossa mi riempie meglio la mano e quindi è molto molto gradevole. Di peso non ne aggiunge praticamente perché questo è, credo che sia alluminio verniciato, quindi non pesa niente, non è quello il problema. Il design, devo dire, è pure carino, mi piace anche. Qui ci sono delle finiture che sembrano in carbonio, che adesso non riuscite a vedere perché non ho nessuna luce sulla Canon EOS M50 con cui sto filmando, però sembrano proprio delle finiture in carbonio. Volevo condividere con voi questo piccolissimo upgrade, poi man mano che andrò a montarci su delle cose che usavo prima su Canon EOS R, magari farò un video aggiornamento, ma non è così interessante quello che ci andrò a montare, quanto il fatto che questo piccolo attrezzo, secondo me, vada addirittura a migliorare l'ergonomia. Small Rig sta facendo, secondo me, un ottimo lavoro e niente, rimaniamo a vedere per capire se ci saranno ulteriori sviluppi e se usciranno nuovi prodotti compatibili con questo che mi verrà voglia di condividere con voi sul canale. A questo punto vi aspetto nei commenti, fatemi sapere se utilizzate una strumentazione di questo tipo. Ovviamente questa è roba un po'
po' più dedicata al video rispetto alla fotografia, quindi non so quanti la useranno per fare fotografia, ma probabilmente molti la utilizzeranno per fare video. Io, come detto, con questa fotocamera faccio esclusivamente video per il momento, perché l'ho presa per quello. Qualcuno mi ha detto: perché hai preso quella camera per fare video? Dovevi prendere... io volevo questa perché ha una qualità di immagine che mi piace, che mi ha convinto, i codec, le specifiche mi piacciono, mi hanno convinto, il design mi ha convinto, quello ha avuto una grossa parte ovviamente, perché comunque mi piace come oggetto, ma fondamentalmente mi dà tutto quello che mi serve. Per tutto il resto rimango su Canon EOS R e su Canon EOS 6D. L'ho usata oggi, ho usato oggi la 6D per fare uno shooting di interni, ve ne parlerò in un prossimo video perché voglio fare un contenuto sul bracketing, e quindi ho utilizzato una fotocamera vecchia per farvi vedere delle cose che si possono fare senza avere tutta questa tecnologia. E a questo proposito vi chiedo anche: vi interessano dei video Q&A, dei video in cui rispondo a tutte le vostre domande? Ve lo chiedo perché, siccome me ne state facendo tante di domande, io spesso rispondo nei commenti per fare prima, per non lasciarvi senza una risposta. Se volete che facciamo una puntata in cui vado a riprendermi alcune delle domande più interessanti e faccio un video dove andiamo un pochettino a vedere quello che è il mio parere, ovviamente in risposta al vostro quesito, perché io non è che ho la verità in mano, posso solo dare un parere. Fatemi sapere se vi interessa un contenuto del genere, lasciatemelo scritto in un commento. Vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di seguire questo canale, altrimenti vi perdete la risposta alla vostra domanda, e lasciate anche un like a questo video perché sono sicuro che qualcuno di voi sta già zompettando su Amazon alla ricerca di un trespolo simile a questo, sempre di small rig o di qualche competitor. E amici, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.